Ebbene, amici e fratelli della congrega, vi mostro una foto che già vi mostrai. Questo è mio padre quando faceva il piacione, ma camminata da Kyle MacLachlan di Twin Peaks per le strade del suo paese, scalcagnate, succedono gli eventi strani. Poi canterò due canzoni e adesso vi spiego con la prefazione perché. Fra l'altro sono quasi le 3, verso le 17 mi contatterà il mio editor personale, già mi ha inviato dei dubbi, lavoriamo così, mi raccomando Stefano, controlla, per questo commissario farò due, quello che ti ho segnato e segnalato, evidenziato in rosso, mi raccomando non riscrivermi l'intero paragrafo con la correzione dovuta al mio suggerimento, vabbè. Così si lavora, non si guadagna niente, si vivacchia. Aspetto la conferma per l'accredito al Festival di Venezia e rilassiamoci un attimo. Allora, tempo fa, il proprietario, tuttora il proprietario di questo Barrenzo di Imola, dove sono solito recarmi per ubriacarmi, no? Mi disse, sai che assomiglia a Elvis? E io, adesso, Elvis Presley, parte la vostra risata, ci sta. E io, no, peccato che Elvis fosse già morto alla mia età, ma era un'altra era. Epoca, e io ma non assomiglio per nulla a Elvis, non ho gli occhi chiari, sono più basso di lui. Sì, ma sei ingenuo, romantico, passionale come lui. E secondo lui possiedo una voce stentorea, che non significa una voce che va a stento, ma la mia vita, ecco, va avanti di stente. Voi stentate o stentate la vostra bellezza che non c'è e prendete delle sdentate. I denti si stanno ingiallendo, il commissario Falodue sarà un giallo. Strani accadimenti. Allora mi trovo lì, Octavian, questo barista, un po' provocatore, ma anche io lo provoco. E sono provocatore o provocante? Ero lì seduto nella mia solitudine abissale, afflitto dalla melanconia. E arriva Edoardo che lavorava a questo bar. Lui si è licenziato perché voleva l'aumento. Li sento chiacchierare, io origlio, io mi sembra che sia addormentato, ma ascolto, sono sveglio. Guarda Edoardo, lì seduto c'è il cocomeraio pazzo. Si riferiva a me perché non c'era nessun altro seduto lì. Il cocomeraio pazzo mi manca, c'è il cappellaio matto. Allora, come stai? Come te la passi? Sai che non lavoro più qui, ma ovviamente non ti vedo più. Poi ho preso informazione da questo Claudio che ieri, ora vi dico, è stato licenziato. Tutti licenziati. Ma è severo, eh? È fiscale. Vabbè, questo proprietario. Che fai qua? Guarda, ci spostiamo al lab, vieni. C'è una cocktail competition, ho inserito il video. Poi hanno lasciato tutti i pacchetti di sigarette lì, io. Ho arraffato, ho fumato, rubacchiando tanto, una sigaretta in più, una sigaretta in meno, diciamo, non fa differenza, nessuno se ne accorge, avete notato, se ci sono 15 sigarette in un pacchetto, voi le state veramente a contare, sono 15, possono essere 14. Mentre mi recavo lì, a Imola, è passata una bellissima canzone che canterò dopo la prima che canterò. Ne vogliamo parlare, ecco, di Elton John, pur genius, un grande genio, maestro dei travestimenti, uomo che intravestì un travestito di campagna, ma io non sono omosessuale, le donne possono confermare. Quali donne? So io, hanno appurato e sanno, mi dicono che è visibile che io, ecco, è visibile da cosa? Non sia gay. Comunque, io riesco a entrare in sintonia, in empatia anche con chi ha delle sessualità diverse dalla mia. Io essendo asessuato, uomini scarsamente sensuali, non siete Elvis de Pelvis, perché quando faceva quel movimento, a mo' di Mimì Tirabuciò, la donna che inventò la mossa. Ehi! Alziamoci, no. Elton John dedicò questa canzone straordinaria a Daniel, a suo fratello morto. Circostanze tragiche, l'aereo si è schiantato
E ha trasformato quella che è una tragedia in una canzone così melodica, melodiosa, non dico giocosa, scherzosa, ma è riuscito a trasfigurare il reale, cioè la tragedia avvenuta veramente, in qualcosa di deliziosamente poetico, come i grandi geniuses sanno fare. E poi questa canzone che non conoscevo, sentirete se riuscirò a renderizzare la New Adventure strampalata, Bislacca, Balzan, commissario Falò, ma non il libro, è sganciata dai segmenti miei letterari. Uomini, che caldo per oggi, afa terribile, quello non gli afa, come so di cosa, ma cosa. Elton John, Daniel. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, perché non l'hai detto? Dedicata a chi era un omosessuale anni or sono, quando ciò veniva considerato una vergogna e bisognava nascondere le proprie vergogne, no? Questo, cioè, anche qui uno che si suicida, ma il tutto viene, diciamo, rielaborato questo lutto in maniera pazzescamente quasi divertente. Allora cantiamo queste due canzoni, so come verranno e non so come verrà l'editing di questo libro qua. Allora, oddio, giornate impegnative, giornate da lavativo. Allora, partiamo con Daniel, speriamo non si blocchi la registrazione. Andiamo? E che partirà la pubblicità? E intanto sto renderizzando. Vabbè, ci sono dei miei sfoghi che udirete. Ascolterete voi il vostro cuore, auscultate. Siete dei cardiologi? Vabbè, o degli psicologi. Entrate, diciamo, a livello intimistico. Siamo in intimità, o togliete la Bianchi Reid. Che battutista, che umorista. Ma andate con le battone, lo so. Io so. Difficilissima, sarà una version molto falotica questa. Fortune. Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights heading for Spain. Oh, I can see Daniel waving goodbye. God, it looks like Daniel must be the cousin in my eyes. They say Spain is pretty and happy, sebbene non ci sia mai stato. Daniel says the best places I've ever seen. Oh, and he sure knows his man. Oh, no. Lord, I miss Daniel. I miss him so. My brother, you are older than me. Do you still feel the pain? All the scars are warning, your eyes have died. But you see more than I. Daniel, you were a star in the face of the sky. Facciamo, canzone meravigliosa, poesia paradisica. Oh, Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights heading for Spain. Oh,
I can see Daniel waving goodbye. Girl, it looks like Daniel. That must be the clouds in my eyes. Oh, oh, oh. Mm-hmm, na, na, na. This is Penny's bridge I never been. And Daniel says the best place is ever seen. Oh, and he sure knows it's been Lord, Mr. Daniel, I miss him so much. Oh, Daniel, my brother, you are older than me. Feel the pain of the scars and warning. Your eyes have died, but you see more than I. Daniel, you're a star in the face of the sky. Occhi sono morti, spegni, ma... Canzone toccante, commovente, struggente, straziante, lancinante, meravigliosa, veramente, c'è tua. Oh, 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 Daniel, my brother, you are... Your eyes have died. You see more than I. Daniel, you're a star in the face of the sky. Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red headlights heading towards me. Daniel waving goodbye. God, it looks like Daniel. It must be the clouds in my eyes. Oh, God, it looks like Daniel. Must be the clouds in my eyes. Masterpiece. Vediamo se riusciamo a trovare questo. C'è l'introduzione della promozione, pubblicità, no. Paolo, Paolo, pa. Ma perché non l'hai? Perché non l'hai detto? Paolo, Paolo, pa, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto mai? Una tragedia trasformata in qualcosa di euforico. Difficile anche questa. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto? Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto? Che strumento? Na, 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 na. Che fai al parco la domenica? Lo sguardo dolce e ridente, vestito da angelo assassino, e poi quel trucco invadente. È difficile da noi in periferia, qui la gente non capisce, fa la spia. Più discreta, più eccitante la città, e
puoi fare una pazzia. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto? Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto mai? Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto mai? Passo veloce, cuore in fretta, quando attraversi il cortile qualcuno forse già sospetta il tuo sorriso d'aprile. E gli amici poco sanno dove vai, cosa fai, tua madre in fondo che ne sa. Che dirai, dirai che hai visto un brutto film, qualcosa inventerai. Ma stasera io ti ho visto e tu sei tu, ti ho seguito, forse un caso, chi lo sa. Vuoi dirti, senti Paolo, se ti va, facciamo una pazzia. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto? Uno dei miei grandi sogni è di fare il cretino. No, abbiamo una missione da compiere. Sì. Cosa ne pensate del grande John Belushi, uno dei più grandi geni attoriali della storia? Pochi film, ma sì, io non so ballare come John Travolta, come Roberto Bolle, che quello, ecco. Vabbè, comunque. Io ballo un po' così, come John Belushi, faccio il casino. Ma chiudiamo qua, mi pare venuto buono questo libro. Alla prossima.